amici di TeleG, ben ritrovati da parte di Cori Bichesu. Continua il nostro viaggio a conoscere i nostri assessori e soprattutto vedere e monitorare quello che è il lavoro che la nostra amministrazione fa per la nostra città. Intanto grazie e ben trovato all'assessore Ottavio Sanna, assessore ai lavori pubblici, ma con tante deleghe, non parleremo solo dei lavori pubblici. È il primo appuntamento, di un appuntamento che poi verrà replicato nel tempo, quindi saremo lì a cercare di capire dalla vostra voce soprattutto quelli che sono gli stati di avanzamento dei vostri lavori, e nel suo caso sono davvero tanti. Prego. Buongiorno a tutti, anzi ringrazio anche TeleG per questa opportunità che ci date, perché parlare sempre con i cittadini non è semplice, ma non è perché non è semplice che perché noi non vogliamo ovviamente parlarci, perché le nostre porte sono sempre aperte, ma soprattutto perché siamo veramente da quando ci siamo insediati quotidianamente all'opera per questa città. Questa città che vive grandi difficoltà come moltissime città del nostro paese, ma non so perché abbiamo anche molta fiducia che questa città possa cambiare, sia dal punto di vista di strutture, dal punto di vista di opere che si possono realizzare, ma soprattutto anche di una nuova economia che si può generare. E se ognuno di noi fa bene il suo lavoro, questo possa aiutare a creare un minimo di economia nella nostra città. Le opere pubbliche sono parte centrale di sviluppo sociale e economico di questa nostra realtà. Tant'è vero che come con la delega che il sindaco Nicola Sanna mi ha affidato, e quindi politiche abitative, che è un'altra delega molto importante, manutenzioni, lavori pubblici, diciamo così, ne abbiamo. A queste aggiungiamo il decoro urbano e soprattutto anche la delega nuova del cimitero, è ovvio che abbiamo tutta una serie di opere da eseguire. Assessore, mi scusi se le interrompo. Prego, prego. Sì, quindi si parla di cambiamenti per un qualcosa che era già in itinere probabilmente e che bisognava solo ed esclusivamente mettere in opera. È un gioco di parole, però col suo assessorato ci possiamo permettere questo genere di approccio. Manutenzione in primis, cioè il recupero del corredo urbano di questa città, non solo per il verde, però ricordo benissimo in campagna elettorale che si perorava la causa di riqualifica per esempio del centro storico. Parlare di centro storico significa edilizia, significa rimettere in moto una sorta di volano che di questa città, di questo territorio, ha fatto veramente la sua forza negli anni scorsi. Sì, centro storico, al di là dell'ultima iniziativa in fiore organizzata dai vari assessorati, però c'è tutto uno sviluppo e soprattutto una progettazione in itinere e soprattutto una nuova opera che si vuole realizzare, perché stiamo in questi giorni, anzi da qualche mese, lavorando, perché abbiamo presentato un progetto sia alla sovrintendenza, che ha accolto, e quindi c'è un ultimo dialogo anche alla sovrintendenza e soprattutto ad Area, per realizzare nella piazza Sant'Antonio la riqualificazione finalmente del Turritano. È un progetto che prevede un investimento importante per quanto riguarda appunto la riqualificazione del Turritano, che ha due ordini di obiettivo. Il primo è quello di andare a costruire nuovi alloggi ERP in pieno centro storico, quindi rifar vivere il centro storico dai nostri sassaresi, e secondo quella un'opera di realizzare anche un ostello della gioventù in pieno centro. Secondo elemento importante è quello che insieme al sindaco si sta facendo, quindi con una collaborazione anche con l'università, il progetto Erasmus e altri interventi, di portare appunto gli studenti al centro. Gli studenti al centro che non vanno, che non è solo la questione del campus universitario, ma interveniamo anche con mettere in rete alcuni immobili sia del patrimonio comunale e sia anche del privato, quali luoghi per essere rivissuti al centro storico. Aggregazione, accoglienza e tutte quelle parole che insomma fanno di Sassari, o potranno far ridiventare Sassari a pieno titolo una delle prime 300 città d'Europa. E questo credo sia un obiettivo base per la vostra amministrazione, non dimenticandoci insomma che abbiamo
un tessuto urbano, soprattutto per quanto riguarda la popolazione, che negli ultimi decenni è andato in decremento piuttosto che non. Esatto. Beh, consideriamo anche tutte le opere, come stavo dicendo lì prima, noi abbiamo un'amministrazione in continuità e quindi ci teniamo anche a dire questo, perché l'amministrazione di Nicola Sanna è quella che ovviamente prosegue il mandato anche in parte del sindaco Ganao, ma allo stesso tempo ha una ben chiara notazione di innovazione soprattutto e di ampliamento di alcune aree su cui stiamo intervenendo. L'area stessa del centro storico, con la riqualificazione e la riapertura del vecchio mercato civico, è un piccolo tassello che stiamo avviando, che abbiamo avviato in pochissimi mesi, e sta funzionando perché stiamo riportando la cultura e tutte le iniziative sociali e di carattere anche culturale nel nostro centro storico. Uscire del libro, io continuo a ricordare, esatto, tutto quello che, insomma, noi poi come emittente seguiamo. E non solo, oserei dire che poi riportare ai vecchi fasti il mercato significa anche un pochino, per quanto ci riguarda, riappropriarci di quello che sono anche le tradizioni, il poter fruire soprattutto per quanto riguarda la zona dedicata all'ortofrutticolo, di poter fruire dei prodotti della nostra terra reale, quindi a chilometri zero, con degli impatti ambientali totalmente diversi da quelli a cui purtroppo siamo stati abituati per la troppa fretta, per il troppo occorrere per una volta, assessore. Sì, è vero, questa del mercato è, come ho detto prima, è una prima iniziativa. C'è un bel progetto su cui stiamo lavorando con più assessori e soprattutto col sindaco, proprio di fare un vero mercato dei prodotti locali, come si diceva prima, e questo andrebbe nel valorizzare tutta l'area del mercato, nell'unire il vecchio mercato con il nuovo mercato, e non a caso la realizzazione, quindi quell'opera di chiusura tra il vecchio e il nuovo mandato della piazza sovrastante appunto il nuovo mercato, è un piccolo tassello, perché dal mercato vorremmo unire appunto tutta l'area con Piazza Tola, Piazza Castello, in modo che sia poi vissuta sia dai cittadini che da tanti giovani universitari che già sono inseriti in questo contesto. Ma questa, diciamo così, è una prima e piccola opera che abbiamo già realizzato. Come dicevo prima, il Turritania sarà un'opera importante sia per quanto riguarda la storia della nostra discesa dei Candelieri, che per anni abbiamo avuto sempre murata, diciamo così, cioè blindata quella chiusura del nostro corso Vittorio Emanuele, che è straordinaria, e quindi l'obiettivo nei prossimi anni sarà quella di riqualificare quell'immobile, ma ridare ancora più respiro a quella piazza Sant'Antonio, e anche così proseguire il percorso anche storico dei nostri candelieri. A questo aggiungo però, nelle manutenzioni che noi stiamo andando a realizzare, ci sono tutta una serie di iniziative che riguardano in parte gli impianti sportivi, che riguardano, e anche qua vorrei utilizzare alcuni secondi, perché abbiamo investito soprattutto nei primi mesi del nostro mandato delle risorse per riqualificare e rimettere a norma, pure se i nostri tifosi non lo percepiscono, ma sono, devo dire, spese molte risorse per dare l'opportunità al Vanni Sanna di avere la torre, se anche sacrifici che sta facendo la stessa società, gli stessi tifosi, lo stesso presidente, bisogna darne atto, e quindi anche noi come amministrazione siamo presenti, tant'è vero che oggi la squadra ha potuto giocare al Vanni Sanna. Abbiamo investito alcune buone parti delle nostre risorse sugli impianti sportivi nello stadio della Torres e soprattutto anche al palazzetto dello sport. E come sapete benissimo, quando si fanno questi campionati le regole non è detta di certo l'amministrazione, ma le dettano le varie federazioni,
che appunto c'erano regole severe su cui vanno rispettate e che ovviamente non vengono neanche percepite tutto quel lavoro che c'è dietro, certo. Quelle risorse che ci sono. È importante. Sugli impianti sportivi chiudo. Sì, dica. L'obiettivo che noi abbiamo in questo mandato è quella di aprire e dare l'opportunità anche a tante piccole società sportive che hanno necessità di piccoli lavori di manutenzione che riguardano dalle recinzioni all'illuminazione, al manto, a tutta una serie di altre interventi e che vorremmo dedicare buona parte delle risorse. E questo mi aggiungo un attimo anche perché probabilmente lei ha parlato delle cose più importanti per quanto riguarda i campionati, non che gli altri non siano importanti, anzi posso dire che abbiamo avuto il piacere di assistere alla prima palla del torneo, il decimo trofeo Nieddu, che si svolge in un'altra struttura sportiva che noi abbiamo chiaramente ascoltato i dirigenti che ci hanno detto che il comune è stato molto vicino dall'impianto di illuminazione, la recinzione e anche la messa in sicurezza, visto che insomma è un sodalizio quello del Padre Lanteri che ha qualcosa come 250 mini atleti, quindi questo va ancora a sottolineare l'importanza del vostro lavoro. L'ultimissima domanda, perché poi non vorremmo dire tutto oggi, anche perché insomma fra qualche settimana poi lei sarà nuovamente sotto la nostra lente di ingrandimento, c'è anche tutto il resto della nostra provincia, ci sono grandi lavori che le politiche abitative, ciò che riguarda per esempio la zona marittima tanto bistrattata, tante volte dimenticata, dell'Argentiera, sappiamo per certo che ci sono delle cose in itinere davvero importanti che potrebbero rilanciare definitivamente, ove ve ne fosse bisogno, una delle perle sicuramente della nostra costa ovest, assessore. Sì, l'Argentiera è un luogo in cui si è molto investito come amministrazione e oggi, diciamo così, stiamo proseguendo nell'investimento. Anche lì stiamo facendo una bonifica che ha un valore di 1,5 milioni di euro e questi cittadini sassaresi lo devono sapere. E la bonifica è quella dell'area che riguarda proprio il vecchio anfiteatro sulla spiaggia dell'Argentiera. Quest'estate sarà un bel regalo ai cittadini sassaresi, ai cittadini dell'Argentiera e ai nostri turisti. E ci dà questo l'opportunità di che cosa? Di trasformare l'Argentiera in un borgo minerario con la sua storia che verrà raccontata anche nei prossimi giorni e sarà meta internazionale di oltre 100 giovani tra studenti e professori di architettura provenienti da tutto il mondo. E ci saranno dal 20 di maggio al 31 di maggio appunto queste persone, questi giovani che conosceranno l'Argentiera, progetteranno e lasceranno anche le loro opere lì all'Argentiera. Devo dire che insieme al sindaco abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi una conferenza stampa di confronto e soprattutto di presentazione di questo progetto tra l'associazione degli architetti e soprattutto alcuni professori universitari e allo stesso tempo anche l'amministrazione comunale, la circoscrizione, i cittadini del posto, proprio per partire dal basso, cioè coinvolgere e dare l'opportunità di partecipazione a tutti coloro che si sentano parte attiva e positiva di quel borgo e far crescere appunto un'opera importante che dia uno sviluppo sociale, economico e turistico in un'area spesso abbandonata, ma che con i piccoli passi stiamo riqualificando. Bene, assessore, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata per quanto la riguarda, quindi intanto la ringraziamo dell'ospitalità, è chiaro che ci ha fatto piacere sentire la sua viva voce che questo è uno di quegli assessorati, come d'altronde tutti gli altri della nostra amministrazione, in continuo fermento. Credo che la sinergia che si andrà a creare, che si debba creare necessariamente con in primis col cittadino, per poi proseguire con gli enti e tutte le persone, i piccoli tasselli come li definisco io, perché realmente il nostro territorio, la nostra città riprenda orgogliosamente a dire noi ci siamo, noi lavoriamo nonostante le mille difficoltà. Credo che questo sia
un qualcosa che bisogna mettere in evidenza. Metterlo in evidenza fatto da voi significa anche avere la possibilità di poter interagire diversamente, quella famosa sinergia creata e che deve continuare. È chiaro che mi viene da dire, essendo i lavori pubblici, preferisco vedere un mattoncino per volta però messo in ordine, in modo che quelle fondamenta siano sane, robuste e solide, perché poi credo che poi il resto venga da sé. La ringraziamo, le auguriamo naturalmente buon lavoro, ringraziamo i nostri ascoltatori di TeleG e Comune Informat, è questo, un filo diretto con i nostri assessori, che non sono delle figure così indistinte, hanno un viso, hanno sì, e soprattutto le idee, quelle che noi vorremmo mettere a conoscenza degli ascoltatori e soprattutto nel nostro piccolo darvi la possibilità di, qualsiasi volta voi abbiate necessità di sottolineare un qualcosa, anche per renderne partecipe noi, che poi la comunità è fatta da tutti noi, e siamo qui disponibili. Buon lavoro. Grazie a voi, penso che questa sia stata una importante occasione, ma soprattutto ai cittadini è opportuno che conoscano, ed è giusto che conoscano tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo. Grazie. Grazie a lei. Come abbiamo detto alla precedente assessora, la dottoressa Monica Spanedda, noi siamo lì e siamo vigili, nel senso che ci piace poter finalmente interloquire direttamente con le istituzioni e sapere esattamente qual è lo stato dei lavori in essere. Da parte di Coribichesu è tutto, grazie per il gentile ascolto e buon proseguimento di giornata naturalmente, e soprattutto fra un mese e mezzo, perché poi a giro ritornerete, come si dice in gergo, sotto le forche caudine, che poi forche caudine non sono, quando si ha qualcosa da dire, quando realmente le cose che vanno fatte non vengono riportate con le virgole, ma vengono raccontate senza tagli e senza inganni, come direbbe qualcuno. Grazie a te, Alessandro, buon lavoro. Grazie. Una bella giornata di sport e divertimento, quella trascorsa giovedì dagli alunni di tutte le classi della scuola elementare di Sant'Agnese, che hanno partecipato alle fasi finali di un progetto condiviso con l'associazione Punto Volley di Sassari, presieduta da Maria Antonietta Fumu, con la tutor Laura Carta. I bambini, dalla prima elementare alla quinta, si sono esibiti in un percorso che prevedeva diversi livelli di difficoltà in base alla capacità motoria degli alunni. Ma non solo, i bambini più grandetti hanno dato prova della loro abilità nel mini volley e i più piccoli hanno invece mostrato la loro bravura con i primi rudimenti della disciplina. Il tutto sotto lo sguardo attento e divertito di Suor Maria Enrichetta e delle altre suore che gestiscono l'istituto. Appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti: 079 26 11 50 se ci volete chiamare, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo il nostro sito, che è www.telegin.tv, dove ogni giorno troverete tutti i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e ovviamente tutte le nostre produzioni. Diventa sempre più una ZTL condivisa con i cittadini e gli operatori commerciali attivi, protagonisti del cambiamento. E la riunione operativa svolta nei giorni scorsi nella sala giunta di Palazzo Ducale è stata un ulteriore passo avanti per la costruzione partecipata di un'area blu che rispecchi le esigenze di chi la abita e di chi la vive anche per lavoro.
Attorno al tavolo per le attività produttive si sono ritrovati i rappresentanti di Confcommercio, Coldiretti, Camera di Commercio, CNA, Confidi, Cooperativa di Garanzia, Confesercenti, Confapi e soprattutto i rappresentanti dei residenti nominati durante la riunione del 17 aprile. Con loro gli assessori Alessio Marras alle attività produttive e urbanistica, Luca Taras alla mobilità e alla pulizia municipale, assieme ai rispettivi dirigenti del settore Chiara Salis e Marge Cannas. Tanti i temi trattati, a partire dalla necessità di sviluppare una visione strategica della città che deve garantire una maggiore vivibilità, una città che deve guardare al futuro e mettere fra le sue priorità quella di un sistema di trasporto efficiente su standard europeo, una città che però deve avere un meccanismo attrattivo stabile. Il centro, allora, hanno sottolineato i commercianti e i residenti, è il luogo dove le persone devono essere riportate e per farlo quest'area deve trasformarsi in un'area di eventi. Fra le proposte quindi quella di un ufficio eventi che faccia da trade union con tutti gli altri uffici comunali e tutti i settori dell'amministrazione. Tra gli argomenti trattati anche quello relativo alle piste ciclabili, viste come strumento per collegare l'ingresso della città con il centro attraverso mezzi alternativi e sostenibili. La lunga via dei Mille può quindi diventare una via di avvicinamento e grazie ai parcheggi esistenti lungo l'arteria che conduce verso il centro può assumere il ruolo di via di scambio fra mezzi privati e mezzi pubblici. Al centro della discussione anche la possibilità di realizzare Viale Umberto discendente a partire dall'incrocio con Via Cagliari sino alla rotatoria del Mercato Civico, un cambiamento che, come è stato sottolineato, deve essere adottato con i dovuti accorgimenti in considerazione dei flussi veicolari importanti che potrebbero svilupparsi su questa via. E se i residenti hanno chiesto di valutare attentamente un'alternativa al doppio senso di marcia in via Manno e hanno sottolineato la necessità di un maggiore decoro del centro, gli amministratori hanno suggerito agli operatori economici la possibilità di fare rete con piccoli investimenti per rendere i locali maggiormente accessibili sia ai passeggini che ai portatori di disabilità. La riunione, così come hanno sottolineato i commercianti, è un esempio di partecipazione dei cittadini alle scelte che li riguardano, una vera innovazione rispetto al passato. Lavoreremo su una serie di indicazioni che sono scaturite dalla riunione, ha detto l'assessore alle attività produttive Alessio Marras, perché vogliamo mirare alla crescita del centro storico. Tutti amiamo la città e il suo cuore che vogliamo mantenere pulsante e vivo. Si tratta di un sicuro passo avanti, ha concluso l'assessore alla mobilità Luca Taras. Dopo l'incontro fatto ad aprile, adesso vogliamo entrare nel dettaglio delle proposte. Auspichiamo che nelle prossime riunioni possano partecipare anche gli altri soggetti come l'ATP, la Saba Italia, la spin-off delle facoltà di architettura, se non lo stesso dipartimento. Questo era il comunicato sulla ZTL, sulla riunione che è stata convocata per parlare appunto dell'area blu. Come sempre io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, dopo la pausa pubblicitaria alla seconda parte del nostro notiziario, come sempre l'appuntamento con Telegin Radio è rinnovato alla prossima, ciao e buon fine settimana. Si ferma a guardare, e c'è l'argento già di qua.
voglio tornare perché tu sei bella, in Sardegna ho trovato il lavoro. Voglio tornare perché tu sei bella, in Sardegna ho trovato il mio cuore. Evviva Gineto! Fammi la bruna dagli occhioni neri, porgi il tuo labbro sincero in amore, e lui con la sognata. Non mi cambiare, stai come sei, famiglia mille ti stanno a sognare, ma l'esperanza fa innamorare, anche la luna si ferma a guardare, e c'è un argento già ti fa da sé. Voglio tornare perché tu sei bella, Sardegna ho trovato un lavoro, voglio tornare a cantare in Sardegna ho trovato un lavoro. Grazie. Oh. Canzoni di disegnati, oh, le risate dei innamorati, devi sapere se per vita la fine non è, ora cantare la chitarra di buona sonata, fiore, fioretto, tu sei sempre bello fiori, non ho tramori, non si scioglie la tua catena, non ti andrà, si permetti, ti voglio baciare, ma va a te, più felice di me. Feriti di bello in me.
Buongiorno a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Semplicemente in Cucina. Oggi prepariamo i cupcakes. Gli ingredienti per l'impasto dei muffin sono 150 ml d'acqua, 150 g di farina, 50 g di amido di mais o fecola di patate, 100 g di zucchero, una bustina di lievito, una bustina di vanillina e del sale. Per la decorazione serve del mascarpone e della Nutella, quanto basta. Per preparare i muffin, per prima cosa uniamo tutte le polveri, quindi andiamo ad aggiungere la farina con l'amido di mais già mischiati. Aggiungiamo lo zucchero, il lievito vanillinato che abbiamo qua. La ricetta ne richiede mezza bustina, ma se voi voleste potete metterlo anche tutta per farli più gonfi. Noi ne mettiamo mezza bustina perché dovrebbe bastare comunque. Aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a mescolarle tra di loro, amalgamandole in questo modo. Adesso possiamo aggiungere l'acqua e l'olio. Con un frullatore elettrico andiamo ad amalgamarlo per bene. Se volete rendere più gustoso l'impasto dei vostri muffin, spezzettiamo del cioccolato che andremo a mettere poi nell'impasto. Ora dobbiamo mettere il nostro impasto nei pirottini. Questi sono dei pirottini di silicone che sono molto utili per quanto riguarda la forma del muffin. Infatti quello che io faccio di solito è mettere il pirottino di carta, che sarebbe questo, che sono, naturalmente ci sono diverse misure, quelle più piccole che useremo per un'altra ricetta e queste che sono più grandi, che io di solito vado a mettere dentro i pirottini, perché quando poi le mettiamo in cottura i muffin, se li mettessimo solo in questi di carta vanno a deformarsi e si allargano troppo. Quindi per mantenere la loro forma di muffin originale io li metto sempre dentro i pirottini di silicone. Possiamo metterli anche direttamente dentro i pirottini di silicone, ma io preferisco sempre avere il pirottino di carta per poi andare a mangiarlo da qui. Ok, procediamo. Ora prepariamo il, diciamo, frosting che andremo a mettere sopra i nostri muffin. È fatto semplicemente di mascarpone e Nutella, che sono molto buoni insieme. Ora vediamo come si preparano, è veramente molto semplice. Adesso andiamo a infornare i nostri muffin in forno preriscaldato a 180 gradi per 15-18 minuti. Hanno una cottura davvero molto veloce, quindi molto attente. Ecco qui pronti i nostri muffin. Andiamo a decorarli con la crema di mascarpone e Nutella che abbiamo già preparato. Ecco qui pronto il nostro piatto. Alla prossima puntata! Arte differenziata, come il riciclo può diventare arte. Gli artisti sardi più noti mettono in mostra le loro opere. Da domani al 28 maggio, Centro Commerciale Luna e Sole.
Riciclail, fino al 25 maggio 2015 presso il centro commerciale Auchan, piazzetta antistante Media World. Lunedì, nei locali della Questura di Sassari, la FIDAPA conferirà il premio dedicato alla poliziotta Emanuela Loi all'assistente capo della polizia Monica Piras. L'inizio della cerimonia è previsto per le 18. La Federazione Italiana Danza Sportiva presenta Sassari Movimento, danza, fitness e sport vari, domani alle 14 presso il Pala Santoro di Via Venezia a Sassari. Cercasi venditrice di bella presenza, Automunita, esperta in comunicazione nel settore musica, spettacolo e moda. Per informazioni contattare il numero 345 341 3811 o rivolgersi allo studio Università delle Produzioni di Piazza Università 9. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.